Bella ragazzi, oggi siamo nelle Marche perché vi vorrei presentare mia sorella. Dov'è? Ta-da! No, no, ho sbagliato. E due cose sbagliate. Due. La prima è che non sono tua sorella. Cioè, sembra, eh. Cioè, quasi si scambiano. La seconda è, sì, che non siamo nelle Marche. E dove siamo? Attrezzano San Naviglio. Parco del Centenario. Ma Nord, Milano, sempre Nord. Vabbè ragazzi, allora iniziamo. Quest'intro la tagliamo. Iniziamo con Giorgia. Bene. Com'è Giorgia? Tutto a posto? Benissimo, tutto a posto. Ok, partiamo con la prima domanda, la classica. Come mai hai fatto questa scelta di lavorare materiale riciclato? 100 allora, secondi, da adesso, via! Materiale riciclato perché buttiamo via un sacco di cose che possono servire. Nelle cose che noi buttiamo io ho sempre visto del potenziale, anche proprio dalle cose più semplici. Non è tanto una scelta ambientalistica, anche se ci tengo molto, ma non è prettamente per quello. È proprio per la quantità di roba che buttiamo via. Che se viene osservata bene in realtà è materiale preziosissimo, perché io in tutti i miei progetti uso materiale che normalmente buttiamo ma nessuno se ne accorge, se ne accorgono quando io lo faccio notare, per cui per questo, perché ne buttiamo via tanto ed è prezioso. Poi in realtà si abitua anche il cervello, perché più tu sei abituato a vedere in modo diverso quello che butti via e più questa cosa ti si sviluppa, quindi diventa tipo una sorta di malattia mentale, che quando tu vai a fare la spesa sei in corsia, dici oh mio Dio, guarda la morbidente quel tappo. Poi quindi a volte mi è capitato di comprare delle cose perché sapevo che avrei usato l'involucro. E quindi è proprio un processo che si evolve sempre di più. Tra l'altra cosa invece che tanti mi hanno chiesto di chiederti è: a cosa ti ispiri? Allora, io cerco sempre di ispirarmi a niente, fare dell'introspezione e tirare fuori quello che ho dentro io, come vedo io le cose. Per esempio, il mio progetto preferito in assoluto sono le quattro stagioni. Se le stagioni fossero persone, l'ho esposta a giugno per la prima volta e ho impersonificato in quattro figure umanoidi, ognuna di loro ha una personalità e nella mostra è descritta, ognuno di loro ha i lati del carattere proprio come se fossero persone, sono statue di carta, la carta è stata lasciata nudo quindi si vedono le parole, questo è un po' il mio must, in tutti i miei quadri, nelle mie composizioni lascio sempre le parole della carta, mi piace tanto perché secondo me le parole sono importanti e quello è il progetto, come vi dicevo prima, che è uscito proprio da me, proprio anche mentre le creavo ero proprio libera, non sentivo niente, non mi è capitato spesso perché sono spesso disturbata da tutte le cose intorno, questa ipersensibilità che mi fa sentire tutto a volumi altissimi, però con quel progetto lì mi sono sentita proprio in pace, ci tengo molto. E quello è un progetto che è venuto al 100% dalla mia testa, cioè io non mi sono ispirata a niente. E questo lo dico perché molte volte mi fanno la critica, che è costruttiva, però io non la condivido. Quando mi dicono dovresti studiare la storia dell'arte perché sai, conoscendo i grandi potresti ispirarti, io invece non mi voglio ispirare, perché per me è un limite. Io voglio tirare fuori quello che ho dentro io, non voglio ispirarmi a qualcuno. Nulla togliendo, io ho fatto l'artistico, per cui di storia dell'arte ne ho studiata tanto, però voglio fare quel discorso introspettivo che poi è anche quello che faccio con la mia persona per migliorarmi, per affrontare un po' insomma quello che è la mia persona, che è complicatissima, quindi è lo stesso principio. Tu da ragazzina iniziavi già a creare, a fare, a disfare con oggetti, incollare, cioè... Ma allora in realtà no. Giocavo con niente, cioè allora io ero una bambina che se tu mi mettevi lì 3 ore da sola io stavo lì, io giocavo a fare la maestra, ho sempre giocato a fare la maestra, peraltro ero cattivissima, infatti mia nonna mi diceva sempre ma come sei così cattiva con tutti i bambini, e io giocavo da sola, con i fogli facevo le verifiche dei bambini, con la pubblicità che trovavo nelle caselle, mia zia mi ricordo lavorava in uno studio pubblicitario e mi portava dei vecchissimi documenti, fogli stampati, e io giocavo ore con la pasta finta, con niente, però avevo il mondo. E poi uno dei miei giochi preferiti che adoravo, non so se tu hai presente i numerini che si trovano sulle grucce dei vestiti, sì certo, quello delle taglie, bravissimo, è una tecnica infallibile che secondo me i maghi mi invidierebbero. Allora io da bambina passavo sotto le relle degli abiti, con queste due dita facevo tac, sganciavo il numerino e mi cadeva nelle maniche. Uella. Cioè proprio uno sleeving perfetto, e io andavo fuori con le maniche piene, mia mamma non lo sapeva. Poi giocavo con quei numerini, per me erano ballerine, un giorno erano bambini, e io giocavo ore spostando i numerini, li dividevo per colore da sola con niente. E quello che faccio adesso è quello, cerco di creare con niente, quindi col materiale di riciclo, è proprio una roba mia, cioè una dote sviluppata della fantasia, come sì, tutti i bambini, sì. Ma c'è chi ha molta più fantasia. Sì, no, io ne avevo tantissima. Scusa, proprio. Ma il tuo nome, il nome del tuo canale? Fantasiatore.
Anni fa, tipo 10-11 anni fa, fece una mostra intitolata Fantasia, che è lui. Ah, eccolo! Sì, sì, 10 anni fa ha inventato lui. Avevo letto la prefazione di 6 personaggi in cerca d'autore di Pirandello e lui parlava di questa servetta sveltissima che lo aiutava in tutte le sue creazioni. Quindi lui diceva che questa fantasia, questa servetta gli presentava personaggi che volevano partecipare ai suoi racconti, no? E lui lo descriveva come un'ombra nera con un berretto a sonagli rosso come una cresta. Io ho avuto proprio l'illuminazione, io l'ho visto, ho detto, io devo farlo, anche perché io questo mio fantasia ce l'avevo in mente. E quando ho letto la sua prefazione, ho detto, è quello lì. E quindi è successo che faccio la mostra, lui c'era chiaramente, e io lo facevo disegnare i bambini, era una cosa un po' interattiva, e un bambino che ho rincontrato poi dopo anni e l'ha riconosciuto nella casa di Babbo Natale, quindi l'ho rincontrato, questo Marco, 10 anni fa mi disse, sai che mi piace proprio tanto Fantasiatore? E tipo aveva italianizzato il nome, cioè come fosse tipo Salvatore, lui, questo, sì, sì, questo, sì, questo, sì. Capito? E quindi da lì è nato il Fantasiatore, che adesso è un mondo enorme. Che vi invito ad andare a vedere il canale del Fantasiatore. Però il canale si chiama Giorgia Di Stefano per adesso, perché il Fantasiatore lo stiamo mettendo in atto. Ah, però il profilo Instagram è il Fantasiatore. Fantasiatore, sì, sì, anche su Facebook c'è il Fantasiatore, sì. Nella tua carriera sicuramente avrai fatto 10.000 progetti. Ce n'è uno in particolare che ti piace, che dici, questo è la cosa più bella che abbia mai creato? Allora, a livello di riciclo, nel particolare le maschere giganti del carnevale, a livello proprio di riciclo, nel particolare, nell'usare proprio nel minimo dettaglio il particolare. Come grandezza, assolutamente la casa di Babbo Natale, perché lì è proprio un tripudio di riciclo, fatto però in grande, quindi ci sono i particolari, però per lo più si parla proprio di cose grosse, l'orologio, i mobili, il trono, sono proprio cose grosse. Come inizia la realizzazione di una scenografia? Olè, fuochi d'artificio. Allora, molti si aspetterebbero che io, come sempre, faccia schizzi su carta. No, io ho tutto qua e Antonio, che è il mio ragazzo, mi direbbe, allora lei va in un posto, prende il cartone e comincia. Io quando ho fatto l'orologio gigante, lui siccome è mago, no? Quindi lui poi quello che fa è difficilissimo, quindi lui è molto metodico, misure, cose. Eravamo lì, detto, io voglio fare l'orologio gigante, prendo il cartone e lui mi guardava, io con sto coltello a mano libera andavo a creare sto cerchio enorme e lui mi guardava come, ma questo è fuori, cioè che cerchio vuoi fare nel cartone, no? Con un coltello. Lo feci così, cioè non ho, io vado, prendo cartone, roba, incollo, faccio disfo, taglio, non ho un metodo, tiro fuori quello che c'è nel mio cervello. E la casa di Babbo Natale è così, anche perché non è mai uguale, ogni anno cambia. Le mie collaboratrici ti direbbero, sì, tanto poi cambia e smonta, infatti è vero, perché io monto, poi il giorno dopo torno e dico, no, da capo, via, quello di qua, quello di là. In realtà non è la creazione di una scenografia, è la realizzazione di un mondo che io ho in testa. Ma invece delle maschere giganti? Mm-hmm. Le maschere giganti sono stato un bello studio. Ho usato del materiale come se fosse stoffa, pizzi, merletti, eccetera. Quindi ho messo la carta dei cioccolatini in fila e l'ho proprio cucita come se fosse una passamaneria sotto la macchina da cucire. E quindi ho creato questo merletto da mettere tutto intorno e ho usato anche le bustine del tè. Quindi questo è già riciclo organico, perché la bustina del tè di fatto è bagnata, quindi tu la fai asciugare al sole, dentro sono erbe. E l'ho usata per simulare il tessuto ondulato e anche l'involucro della bustina del tè, ho usato piegandolo come se fosse un ventaglio, quindi creando anche in questo caso tipo una passamaneria tutta merletti, la carta del libro uguale. E poi ho scaldato la plastica delle bottiglie, e scaldata diventa molto bella, si spessora, quindi lo spessore diventa più grosso, più alto e diventa più trasparente, sembrano proprio alghe marine. E poi ho usato anche i vassoi dei cioccolatini, quelli già sagomati, è presente, sì, quelli che trovi nelle scatole che hanno, certo, delle forze, li osservate, imparate ad osservare, se li guardate bene sono bellissimi. Poi ho usato la retina delle arance, dell'aglio, per fare appunto sempre dei particolari in tessuto. È stata una bella ricerca quella. Per chiudere questo bel video, vuoi darci qualche dritta o qualche massima? Osservate, imparate ad osservare, guardate bene quello che buttate, perché potrebbe diventare anche del materiale interessante per i vostri bambini, per fare anche delle attività insieme. Bisogna guardare, osservare bene. Attenzione che puoi guardare una cosa, osservare un'altra e vedere ancora, chiaro, un'altra cosa. Però osservare il particolare e interessarci a quello di cui ci disfidiamo con molta facilità. Grazie per aver visto il video fino a qui, grazie Giorgia. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale Giorgia Di Stefano, che ve lo lascio qui sotto in descrizione. Iscrivetevi a questo canale se vi è piaciuto il video, mettete i pollicioni. Grazie a tutti e ciao.